EICMA 2012, la kermesse delle moto, l'appuntamento internazionale con le novità che vedremo l'anno prossimo, ma soprattutto la kermesse dei protagonisti. È qui con noi oggi Fabrizio Pirovano. Ciao Fabrizio. Ciao a tutti. Innanzitutto la domanda è d'obbligo: perché all'EICMA? Perché? Perché si vede tutte le novità, tutto il bello del nostro mondo. Ma sì, perché vengo, perché vedi tutte le novità, le moto. Vederle sui giornali e vederle dal vero è un'altra cosa, e poi mi piace venire a vedere tutti i kit, le elaborazioni che fanno per le moto, tutti i pezzi speciali, e poi è l'occasione per trovare gli amici che un po' che non vedo, e così sfrutto l'occasione per venire a trovare un po' tutti. Senti, guardarsi intorno si vede che nonostante il momento storico non bellissimo, lo sappiamo, delle moto, però c'è voglia di novità, c'è interesse verso le ultime, o meglio le anteprime, insomma si percepisce, la sensazione che si percepisca la voglia di ritornare a parlare di moto come quando andava bene il nostro mondo. Sì, perché ho visto oggi che dove ci sono le novità, le moto novità, c'è tanta gente che va a vedere, che guarda, speriamo che comprino, perché adesso i momenti sono duri, però speriamo che si sollevi un po' il mercato della moto, perché siamo un po' in crisi. Ok, allora però parliamo del tuo mondo, le competizioni. Si è chiusa la stagione 2012, a sorpresa Biagi lascia, rivoluzione all'interno delle derivate di serie, Team Allstar che sceglie di tornare in gioco con una Ducati, team rivoluzionato, insomma tante novità. Cosa ne pensi? Tuo giudizio da addetto ai lavori, perché comunque sappiamo benissimo che combatta, non dico che c'è il filo diretto al telefono di Batman, ma insomma il rapporto è quello. Sì, Battallo sento quasi tutti i giorni, sono in ottimi rapporti con lui, mi ha chiesto di andare ancora l'anno prossimo alle gare, purtroppo io non posso più andare perché ho aperto un'attività di gommista ad Arcore, non posso più mancare, devo rimanere in ditta a lavorare, niente, comunque due o tre gare, magari le due dell'Italia e una all'estero, magari la faccio quest'estate, perché noi siamo calmi con le gomme, allora posso fare due o tre uscite a trovare gli amici della Superbike. Comunque con Battà io lo sento quasi tutti i giorni e ho un ottimo rapporto, e è come un padre per me. Bene, allora domande tecniche nel dettaglio della Superbike. Biagi che abbandona, ha fatto bene? Ma sicuramente sì, ha fatto bene, perché Max ha vinto tutto quello che doveva vincere, e secondo me ritirarsi da campione del mondo ha fatto bene, l'età c'era. Peccato, perché perdiamo un grande del motociclismo, però sai, largo anche i giovani. Quindi largo i giovani, Badovini che va in squadra, appunto squadra ufficiale, passa da BMW a Ducati. Chi vince l'anno prossimo la Superbike? Ma è dura, ci vuole vedere le prime due o tre gare, vedere un po' le moto che livello sono, così comunque. La carta l'anno scorso Kawasaki è andata forte, adesso boh, vediamo le prime gare, si vede. Spero che Ducati e Battà Star facciano un bel lavoro e che stia davanti. Battà è sempre stato con me e tifo per lui e per la Ducati, perché è il mio capo. Allora in bocca al lupo, Fabrizio Pirovano dall'EICMA 2012. Ciao! Ciao a tutti, ciao!